Ben ritrovate a tutte. Oggi altereremo le tessere del domino per farne dei ciondoli. Allora, prendo il mio timbro, che in questo caso è un viso, lo stasonno, lo tampono con lo stasonno, bene. Dopodiché timbro come voglio, mezza faccia oppure tutta la faccia. Timbro, premo leggermente. Ed ecco il mio domino pronto per essere colorato. Prendo gli alcol ink e con un po' di pazienza e dei cotton fioc dipingo piano piano il viso. Col fucsia faccio le labbra. Devo fare attenzione perché l'alcol ink si mangia lo stason, che è dello stesso, insomma, la stessa composizione a base d'alcol. Eventualmente poi potremo ripassare con un pennarello nero permanente. Faccio le labbra, poi faccio i capelli. Devo usare quasi sempre dei cotton fioc diversi, quindi faccio i capelli così. Se vedo che viene troppo puntinato posso anche usare uno straccetto oppure l'ink pad applicator di Tmall's. Così, volevo che poi coloro gli occhi, usiamo il rising, facciamo un pochino più vivaci, gli occhi, piano piano, con molta attenzione, e poi le palpebre, sempre con molta attenzione. Se il colore è troppo carico aggiungo l'ink blender oppure io aggiungo, insomma, del semplice alcol. Dopodiché per fare le guance uso lo shell pink, che è quello più chiaro che ho. Ancora inubidisco e faccio le guance. Non si vede adesso in questo momento perché è molto molto leggero, però poi apparirà. Aggiungo un po' di arancione ai capelli per ravvivarli ancora un pochino. Così, oppure uso uno straccetto, questa è una salvettina umidificata, ecco, vediamo che viene subito più vivace, e poi faccio anche i bordi, coloro così anche i bordi. Ecco qua, il mio domino è quasi pronto. Adesso per chi vuole osare, bisognerebbe fare col trapano, bisognerebbe fare un bel buco qui, io uso la punta da 2 mm, e dopodiché o inserisco un anellino oppure uno di questi che ho preso, insomma, ho trovato alle bancarelle, e si inserisce nel foro e si chiude con una pinza. Eccone qualcuno già pronto, questo oppure questo. Per le scritte ho usato questi timbri alfabeto, sempre con lo stason. Scegliamo la G in questo caso perché scriverò il nome a cui regalerò questo, e scriverò qua G. Non si vede tanto, ma anche qui, se vedo che non si vede tanto, uso il pennarello. Spero possiate provare anche voi. Ciao!